Allora, prima di procedere con la costruzione dell'elettroscopio, due paroline per spiegare a chi non lo sa a cosa serve e come è fatto un elettroscopio. Prima di tutto serve a rivelare le cariche elettrostatiche. Quindi, se abbiamo un corpo caricato elettrostaticamente, nel momento in cui lo avviciniamo all'elettroscopio, l'elettroscopio se ne accorge dando un segnale. L'elettroscopio è formato da una bottiglia. Adesso cerco di farne una un po' mo' di fiasco. A parte all'inizio del video c'è una vecchia stampa che ne ritrae uno. Alla cima di questa bottiglia c'è un tappo isolante. All'interno del tappo passa una barretta di rame. Alla cima della barretta di rame c'è una palla di rame ottone, possibilmente dorati, e alla fine di questa barretta ci sono due sottilissime lamine d'oro. Questo, diciamo, è l'elettroscopio canonico, quello che si trova nei laboratori, quello fatto per Benino, quello che si trova nei musei, eccetera, eccetera. Cosa succede? Nel momento in cui io avvicino, che so, per esempio, una bacchetta di plastica precedentemente strofinata su un panno di lana, che si è quindi elettrizzata, e nella fattispecie è elettrizzata negativamente, spero di non sbagliare, di non ricordare male, quindi caricata elettricamente negativamente, quando andiamo a toccare o anche avviciniamo, vedremo queste due pagliuzze sottilissime che si distanziano tra di loro. Praticamente una va in questa parte e una va da quest'altra. La situazione, praticamente passiamo da una situazione in cui sono così a una situazione in cui sono così. Sto esagerando. Col disegno. Maggiore questa distanza, maggiore è la carica elettrica che andiamo a praticamente a misurare, tale che alcuni elettroscopi, che diventano a quel punto elettrometri, hanno dietro una scala graduata. Se fate un giro in rete ne troverete, praticamente con lo zero in mezzo, 1, 2, e praticamente davanti a questa scala graduata ci troviamo le due pagliuzze, così che avremo una sorta di misura. Insomma, non è il caso nostro, noi nel mio elettroscopio non metterò nessun quadrante, scusate, mi viene al termine, metteremo solo le pagliuzze e la barretta. Perché si distanziano? Perché queste sono con. È tutto di rame, sono tutte attaccate, no? Praticamente la carica che andremo a portare qui dentro è la stessa sia per questa pagliuzza che per quest'altra. Le cariche identiche si allontanano, le cariche opposte si avvicinano. Un po' come le calamite, stesso sistema praticamente, stesso principio. E quindi quando applichiamo la corrente, queste due si distanziano. Sembra una baggianata, però eppure è incredibile come, non so se a fine 700 sia stato inventato l'elettroscopio, probabilmente sì, e è una cosa grandiosa. Pensate ad arrivare a una cosa che oggi sembra semplicissima, in realtà per l'epoca era complicatissima. Carica elettrostatica, guardate questo qui, è un cartoncino, scusate, un fogliettino di carta. Io adesso prendo la mia manica che è di lana, una penna, la avvicino, ta-da, si è attaccata perché è carica elettricamente. Del resto, questo era un fenomeno che era già noto nell'antica Grecia, perché l'avevano scoperto che succedeva con l'ambra, che in greco mi sembra si chiami electron, qualcosa del genere.
si accorgevano che strofinando l'ambra con la lana o con tessuto praticamente poi ci si attaccavano le pagliuzze, eccetera eccetera. Certo, la carta non c'era all'epoca. Fondamentalmente la parola elettricità deriva da quello, dal nome, dall'antico nome che i greci davano all'ambra, gli antichi greci. Adesso con precisione, io ho fatto studi tecnici, quindi non ho studiato il greco, so la cosa giustamente, ma non so specificatamente come si chiamasse in greco l'ambra, mi sembra electron. Comunque abbiamo spiegato un po' come, diciamo, come funziona e a cosa serve un elettroscopio. Allora, per fare le pagliuzze, io, siccome non ho sicuramente pagliuzze d'oro e siccome oggi è l'8 aprile 2020, quindi siamo in piena quarantena, siamo tutti tappati in casa, io ho la fortuna di stare in campagna e chiaramente non è che posso uscire per andare a comprare prodotti per lobbistica. E anche se uscissi sicuramente non potrei trovare delle pagliuzze d'oro, così come non potrò trovare una bacchetta e una pallina di rame, una bacchetta d'ottone e una pallina di rame. Potrei magari in un brico center comprare una manopolina, ci sono a forma di sfera, e farla probabilmente quando sarà finita questa che è di fatto una tragedia, potrò uscire e andarlo a comprare e migliorare questo elettroscopio e magari ne farò un altro video. Nel frattempo provo. Allora, ho già provato con questo qua, sono due fili sottilissimi di rame pure abbastanza morbido, tirato via da un filo molto sottile, addirittura è quello di un cavetto USB, però non è sufficientemente efficiente. Però vi posso far vedere già l'effetto, comunque sia, che potremo trovare. Avevo scelto questo in quanto io qui a casa non ho, perché prima di tutto perché non lo uso, il foglio d'alluminio in cucina, e non lo posso giustamente andare a comprare. Cioè, se vado a fare la spesa, chiaramente quella volta a settimana che ci vado a comprare le cose necessarie, non mi soffermo sicuramente a comprare un rotolo di carta d'alluminio, anche se mi servirebbe per fare la macchina di Wimshoot che ho in corso d'opera. Però poi alla fine, eccola qua, l'ho trovata in casa, in realtà non è che l'ho proprio trovata, l'ho prodotta, vi spiegherò poi come. Allora, e avevo partito praticamente a realizzare questa, anche perché pure è un po' più elegante. Io da bambino l'ho fatto l'elettroscopio, l'ho fatto con la carta stagnola, funzionò benissimo. La carta stagnola all'interno di una beuta, che ho ancora quella beuta. Allora, se io faccio così, elettrizzo, per fortuna oggi c'è un maglione di lana, quindi andiamo meglio. Vediamo se vedrete quello che succede. Nulla. Perché questo è troppo poco sensibile. L'idea adesso è di farlo con le lamelle di carta stagnola. Eccola qua, l'ho messa qui dentro per proteggerla. Allora, questa è la stagnola che sta all'interno di un barattolo dell'orzo. I barattoli dell'orzo sono di carta rivestiti internamente di alluminio. Come qui ho il caminetto, ho buttato il barattolo dell'orzo nel caminetto e ne ho tirato fuori l'alluminio, che per fortuna vedete, ma è sottilissimo, è delicatissimo, è penso pure più sottile di quello del foglio d'alluminio che si compra. Adesso lo andremo a fare con le forbici e con la pazienza, la santa pazienza, mettiamo questo qui che ci vuole un attimo a romperlo, andremo a fare una strisciolina lunga con delle forbici, ce l'avevo qua poco fa, ecco. Queste forbici, diciamo, da barbiere, per modo di dire,
andiamo a tagliare una strisciolina sottilissima. Questa la rimetto qui per un altro esperimento che andrò a fare per un po' di tempo. In realtà ce l'ho in coda da tanto, ma sarà un esperimento notevolmente difficile. Però è uno sempre dei soliti sogni che mi porto indietro da quando ero adolescente. Allora, adesso facciamo, la stendiamo un po'. Qua su la rifiliamo, perché è un po' troppo spessa. Vediamo se ci riesco. Bello complicato, eh? Che è veramente sottile, vedete? Guardate quanto è morbida, e deve essere morbida, perché più è cedevole più è sensibile. Ora la unisco così, la rimettiamo in orizzontale, ecco. Pareggiamo. Spero di averle pareggiate. Ho fatto un danno, ho fatto più un danno che altro. Ok, è delicatissimo sto foglio. Ecco qua. Anzi, mettiamolo così, così ci ricordiamo il ruolo. Allora, queste sono le due pagliuzze. Ora l'idea è quella di prendere questo stop, perché non abbiamo la barretta, sono stop da 9, prendo il tappo che ho costruito, lo infilo dentro, così comunque sia, questo è teflon, sì, dovrebbe essere teflon, mi darà sicuramente anche una aggiunta di isolamento. Faccio fare il lavoro dello stop allo stop. Ok, che la pallina sopra è molto importante perché raccoglie le cariche. Io quello che ho fatto da bambino, non avevo ovviamente una pallina, però funziona lo stesso. Ora mi ero salvato l'interno di un mammut, di questi qui, l'ho aperto e ne ho ricavato l'interno. Questo è un po' piccino forse, ma posso utilizzare anche questo. Vediamo. Ho anche questo qua. Usiamo questo. Interrompo il video, lo libero dalla carcassa e ci rivediamo. È stato più facile di quanto scusate. È stato più facile di quanto pensassi. Bello è di fare anche esperimenti con la roba rimediata, perché farlo con le cose, lo dico spesso, con cose buone, nuove, comprate, con la strumentazione all'ultimo grido, è troppo facile. Uno si, così, cercando di farlo con le cose rimediate, sposa un po' le difficoltà che a suo tempo hanno incontrato anche i vari inventori, no? E praticamente vive la loro sfida. Voi direte, ma che te importa? A me piace così. Allora, adesso metto dentro la stagnola qui dentro. Ah, giustamente è troppo sottile. Dovrò inserire del rame che faccia da spessore. Andiamo a cercare il rame.
ho deciso che questo video lo taglierò abbastanza poco. Non, nel senso non lo accorcerò, lo lascerò lungo così, com'è. Ho un pezzettino di rame. Eccolo qua. I ritagli di rame sicuramente non mi mancano sul tavolo. Rimetto questo qui. Magari lo piego anche. Lo metto così. E vado ad inserire. Qui ci volevano un paio di pinzette, eh. Lo vado ad inserire qui dentro. Magari insieme al rame, così. Perché lo sto facendo in questo momento, ma non è che mi sono preparato prima. Fantastica la cedevolezza di questo alluminio, non stringo troppo, tanto più che sufficiente. E adesso lo vado a inserire nella cosa protettiva. Qui lo vediamo abbastanza bene, finalmente. Devo avvicinare un po' le due pagliuzze, però. Ecco qua, ho messo un po' un bidone che mi era più comodo e lo posiziono all'interno. Adesso insomma la posizione è un po' più opportuna. Caliamo un po' il braccio che tiene il cellulare. Vedete, con questo le pagliuzze si vedono bene e in diretta andiamo a riprovare a fare l'esperimento di prima. Rifatto da capo le due pagliuzze, tra prove e riprove mi si erano rovinate. Sto caricando la penna. Sentite il rumore, il fruscio, purtroppo la... Ecco qua, avvicino, guardate, vedete? Sto avvicinando la penna e adesso un po' di carica rimane dentro. Ecco qua, guardate. Adesso il vettoscopio sta funzionando bene. Provo ad allontanare perché vi devo far vedere anche la penna, se no non c'è gusto. Tanto adesso si vede. Vedete? Ancora no, perché... Allora, ecco qua, che si deve vedere. Ah. Vedete? Vedete le due pagliuzze? Adesso la scarico, vediamo un po' se riesco a scaricarla con qualcosa a terra. Ma ancora mantiene la carica. Con questo che dietro ci copre il riflesso possiamo vedere bene come funziona. Bene, adesso chiamo mio figlio e gli faccio vedere questa magia. Ci salutiamo e ci si vede al prossimo video. Grazie, arrivederci. Riguarda il tappo, è stato fatto praticamente,
con il sistema che utilizzo frequentemente, ovvero sono più dischi di ricavati tagliando, sono dei ritagli di fatto, quando faccio i buchi con la sega a tazza e l'interno era della giusta misura, e poi con la sega a tazza ne ho fatto uno un po' più grande, li ho incollati insieme, carteggiati e poi verniciati.